La verità più santa. Discuteremo assieme della totalità della nostra esistenza, dal momento della nascita a quello della morte. In questo intervallo di tempo, che siano 50, 90 o 100 anni, attraversiamo ogni sorta di problemi e di difficoltà. Problemi sociali, economici e religiosi, di rapporti interpersonali, di soddisfazione personale. Il bisogno di mettere radici in questa cosa o in quella. Incalcolabili ferite psicologiche, paure, piaceri, sensazioni. C'è un'enorme quantità di paura in ogni essere umano, un'enorme quantità di ansia, insicurezza e la ricerca del piacere. Tutti gli esseri umani su questa terra meravigliosa provano dolore e solitudine. Discuteremo assieme di tutto questo e del ruolo della religione nella vita contemporanea. Affronteremo assieme il problema della morte, di che cosa sia una mente religiosa e di che cosa sia la meditazione. C'è nella vita qualcosa di al di là del pensiero, qualcosa di sacro, oppure tutto è materia. Ed è giusto vivere in modo materialistico. È un dialogo tra voi e chi vi parla, che non ha intenti di conversione o di propaganda, che non vuole presentare nuove teorie, idee o insulsaggini esotiche. Sarebbe tremendo. Se volete, esamineremo questi problemi come amici. Anche se non ci conosciamo, discuteremo assieme, conserveremo. Il che è molto più importante che assistere a una conferenza o sentirsi dire che cosa dobbiamo fare, in che cosa credere, in che cosa aver fede e così via. Al contrario, osserveremo imparzialmente, impersonalmente, senza ancorarci a nessuna teoria, ciò che gli uomini hanno fatto a questo mondo e che ci siamo fatti gli uni agli altri. Faremo assieme un viaggio lungo e complesso, e a voi tocca la responsabilità, così come tocca a chi vi parla, di argomentare assieme, indagare assieme, osservare assieme il mondo che abbiamo creato. La società in cui viviamo è una creazione dell'uomo. Ognuno di noi vi ha contribuito. La vita è molto complessa. E credendo alla complessità diventiamo ancora più complicati. Non guardiamo mai con la semplicità del cuore, del cervello, del nostro intero essere. Viviamo da millenni su questa terra e per tutto questo lunghissimo periodo di tempo l'uomo ha sofferto di solitudine, di disperazione, insicurezza, confusione. Molteplicità di scelte e quindi grande complessità. Ci sono state guerre, non solo con spargimento di sangue, ma anche guerre psicologiche. L'umanità si è sempre chiesta se sia possibile vivere in pace su questa terra, ma non vi è mai riuscita. Oggi sono in corso circa 40 conflitti ideologici, economici, sociali. Nel corso della storia, che data 5 o 6.000 anni, c'è stata una guerra ogni anno. Anche ora si sta preparando una guerra. Due ideologie, il comunismo e la cosiddetta democrazia, sono in guerra sul modo di vivere e sul controllo degli armamenti. La guerra sembra essere il destino dell'umanità. In tutto il mondo si assiste alla corsa agli armamenti, dalla più piccola nazione o addirittura dalla tribù alla società dei consumi più sofisticata, come la vostra. Come possiamo fare per avere la pace su questa terra? Ed è possibile? È stato detto che sulla terra non può esservi pace, ma solo in cielo. Viene ripetuto in modi diversi tanto in Oriente che in Occidente.
I cristiani hanno ucciso più di chiunque altro. Stiamo osservando dei fatti, delle realtà, senza prendere posizione. Poi ci sono le altre religioni. Nel buddismo non c'è nessun dio, nell'induismo ne hanno calcolati circa 300.000. È abbastanza divertente, potete scegliere a vostro piacere. Nel cristianesimo e nell'Islam c'è un unico Dio, ma i libri sono due, la Bibbia e il Corano. Così le religioni hanno diviso gli uomini. L'ardore religioso ha diviso gli uomini esattamente come il nazionalismo, che è una forma più sofisticata di tribalismo. In India e anche qui in Europa, gli integralisti stanno rivitalizzando le loro tradizioni religiose. Avete mai fatto caso alla parola rivitalizzare? Si rivitalizza solo ciò che sta morendo o che è già morto. Non si può rivitalizzare una cosa vivente. L'uomo è sempre stato in conflitto. Tutti in questo mondo passano attraverso ogni sorta di miserie, infelicità, dolori, di disperata solitudine e vogliamo sottrarci a tutto ciò. Stiamo esaminando assieme un fenomeno straordinario. L'uomo, dopo migliaia di anni, è ancora barbaro, crudele, volgare, pieno d'ansia e di odio. Nel mondo cresce la violenza e ci chiediamo se vi potrà mai essere pace su questa terra, perché senza pace interiore, psicologica, il cervello non può fiorire. Gli uomini non possono vivere nella completezza, olisticamente. Perché gli esseri umani, in questa lunga evoluzione in cui abbiamo raccolto esperienze, conoscenze e una mole immensa di informazioni, sono ancora in perenne conflitto? Questa è la vera domanda. Infatti, dove non c'è conflitto, c'è spontaneamente la pace. Senza provare rabbia o irritazione per ciò che stiamo indagando, è comunque responsabilità degli uomini e delle donne esaminare non solo intellettualmente, verbalmente, ma con il cuore, il cervello, con tutto l'essere per capire perché siamo così come siamo. Abbiamo tentato con varie religioni, con diversi sistemi economici e sociali, e viviamo ancora nel conflitto. Può il conflitto dentro ognuno di noi finire completamente e non solo parzialmente o occasionalmente? È una domanda molto seria, perché gli esseri umani, compresi anche voi e forse chi vi parla, vivono in perenne conflitto tra problemi e divisioni, perché abbiamo diviso il mondo in nazioni, gruppi religiosi e comportamenti sociali. È possibile indagare seriamente la possibilità di mettere fine al conflitto? Prima psicologicamente, interiormente, perché se c'è la libertà interiore, potremmo creare una società priva di conflitto. È nostra responsabilità di esseri umani, di cosiddetti individui, impegnare seriamente il nostro cervello, la nostra energia, la nostra passione nella scoperta di noi stessi, non secondo un qualunque filosofo o psichiatra, ma comprendendo da noi stessi se il conflitto tra gli esseri umani può avere fine. Che cos'è il conflitto? Perché siamo sempre vissuti nel conflitto? Perché tutti i nostri problemi? Vi prego di esaminare assieme a chi vi parla queste domande. Che cos'è un problema? Il significato etimologico è di qualcosa che ci viene messo davanti, una sfida, qualcosa a cui dobbiamo rispondere. Da bambini
Ci hanno mandati a scuola dove abbiamo avuto il problema di imparare l'alfabeto, la matematica, la storia, la scienza, la chimica e così via. Sin dall'infanzia siamo abituati ad avere problemi. Osservatelo da voi. Stiamo indagando assieme, stiamo guardando i nostri problemi. Quando se ne presentano di nuovi, come inevitabilmente accade, il nostro cervello cerca di risolverli, ma essendo già pieno di problemi, non fa che aumentarli. Ed è qui tutto ciò che avviene nel mondo. I politici di tutto il mondo stanno creando problemi su problemi, senza mai trovare una risposta. È possibile avere un cervello libero per poter risolvere i problemi? Invece di un cervello già ingombro di problemi, è possibile? Se rispondete di sì o di no, avete smesso di indagare. Ciò che importa nell'indagine è una buona dose di dubbio, di scetticismo, senza accettare mai niente per quello che sembra, o in base al piacere o alla gratificazione che ne ricaviamo. La vita è un affare serio. Dobbiamo indagare non solo la natura del conflitto e i problemi, ma forse qualcosa di molto più importante. In tutto il mondo, ovunque andiate, gli esseri umani passano attraverso ogni sorta di sofferenza. Milioni di persone che piangono e di tanto in tanto ridono, come voi. Ogni essere umano su questa terra ha provato solitudine, disperazione, ansia, confusione, insicurezza. Psicologicamente è un fatto, una realtà, lo possiamo vedere sul volto di tutti gli esseri, quindi psicologicamente voi siete tutta l'umanità. Potete essere alti o bassi, bianchi o neri, ma psicologicamente voi siete l'umanità. Vi prego di capire. Non intellettualmente o in teoria o come ipotesi, ma come realtà. È una realtà scottante che psicologicamente siete l'intera umanità. Perciò, psicologicamente, non siete individui. Benché le religioni, salvo forse e in parte l'induismo e il buddismo, abbiano spinto e incoraggiato il senso della crescita individuale, la salvezza dell'anima individuale è tutta questa faccenda nella realtà. La vostra coscienza non è vostra. È di tutta l'umanità, perché tutti passiamo attraverso la stessa macina, lo stesso interminabile conflitto, comprendendolo non come concetto astratto, ma come qualcosa di vero, reale, fattuale. Non uccideremo mai un altro essere umano. Non uccideremo mai un altro verbalmente, intellettualmente, ideologicamente o fisicamente, perché uccideremo noi stessi. L'individualismo è incoraggiato in tutto il mondo. Ciascuno si batte per se stesso, per il suo successo, la sua soddisfazione, la sua riuscita, i suoi desideri, creando così devastazione nel mondo. Vi prego di comprenderlo bene. Non stiamo dicendo che l'individuo non sia importante, al contrario, se siamo davvero interessati alla pace, globalmente e non solo in casa nostra, come lo sono le persone davvero serie, essendo noi tutta l'umanità, abbiamo una responsabilità immensa. Dobbiamo scoprire noi stessi. Perché gli esseri umani hanno ridotto il mondo nello stato attuale. Qual è la causa di tutto ciò? Perché trasformiamo in disastro tutto ciò che tocchiamo? Perché tanto conflitto nei rapporti interpersonali? Perché c'è conflitto tra il nostro Dio e il Dio di un altro? Dobbiamo indagare assieme se sia possibile mettere fine al conflitto, altrimenti non ci sarà mai pace nel mondo.
Si parlava di pace sulla terra molto prima del cristianesimo. Già prima di Cristo gli uomini adoravano alberi, pietre, animali, il fulmine, il sole. Non c'era il senso di un Dio, perché consideravano la terra come la madre da venerare, preservare, difendere e non da distruggere come stiamo facendo oggi. Senza dichiararci d'accordo o in disaccordo, possiamo guardare le cose così come sono, non a partire dal vostro concetto o dalla vostra idea di ciò che è, ma semplicemente guardare. Osservate non concettualmente, se vi è possibile, anche se è molto più difficile. Anzitutto, questo è il mondo in cui di fatto viviamo. Non possiamo fuggirlo attraverso un monastero o delle esperienze religiose. Dobbiamo sottoporre a critica qualunque esperienza. L'uomo ha fatto tutto il possibile per fuggire dalla realtà della vita quotidiana e da tutte le sue complicazioni. Perché c'è conflitto nel rapporto tra l'uomo e la donna? Competizione sessuale? In questo rapporto particolare, l'uomo insegue le proprie ambizioni, le sue voglie, i suoi desideri, la sua soddisfazione e la donna fa la stessa cosa. Così abbiamo al comando due esseri ambiziosi che sono a loro volta comandati dal desiderio, due linee parallele che non si incontrano mai, salvo forse nella sessualità. Come può esservi rapporto tra due persone di cui ognuna insegue i propri desideri, ambizioni e compitigie? In questo rapporto, essendoci divisione, non c'è amore. La parola amore è abusata, insudiciata, degradata, è diventata mero piacere sensuale. L'amore non è il piacere. L'amore non è creato dal pensiero, non si fonda sulla sensazione. Come può esservi vera giustizia, giusta relazione tra due persone che danno importanza solo a se stesse? L'egoismo è l'inizio della degradazione, della distruzione, tanto nell'uomo politico che nel religioso. L'egoismo domina il mondo. E di qui il conflitto. C'è una separazione tra ebrei e arabi, tra il cristiano che crede in un salvatore e l'induista che non ci crede. C'è divisione tra nazioni, tra religioni e individui. Dove c'è divisione, c'è conflitto. È una legge. E così viviamo la nostra vita quotidiana in un piccolo io circoscritto. Un io limitato. L'io è sempre limitato e questa è la causa del conflitto. È questo il centro della nostra lotta, ansia e sofferenza. Si diventa consapevoli di ciò come tutti dovrebbero fare, non perché ci viene detto o perché lo leggiamo in un libro di filosofia o di psicologia, ma perché è un fatto osservabile. Ognuno è preoccupato di se stesso, vive in un mondo separato, tutto suo. Perciò c'è divisione tra voi e un altro, tra voi e la vostra religione, tra voi e il vostro Dio, tra voi e le vostre ideologie. È possibile capire, non intellettualmente, ma nel profondo, che voi siete tutta l'umanità? Tutto ciò che fate, buono o cattivo, influenza il resto dell'umanità, perché voi siete l'umanità. La vostra coscienza non è vostra. La coscienza è formata dal suo contenuto. Senza contenuto non c'è coscienza. La vostra coscienza, come per il resto dell'umanità, è fatta di credenze, paure, fede, dei e ambizioni personali. La vostra coscienza è soltanto questo. Raccolto e radunato dal pensiero. Spero
di aver cominciato questo viaggio assieme, che stiamo camminando assieme lungo la stessa strada e che non stiate soltanto ascoltando una lista di idee. Non stiamo inseguendo idee o ideologie, stiamo affrontando la realtà, perché nella realtà dei fatti e nel suo superamento c'è la verità. La presenza della verità è la cosa più pericolosa. La verità è pericolosa perché porta in sé la rivoluzione. Vi siete mai chiesti perché fate domande? Non dico che non dobbiate farle, stiamo indagando. Supponiamo che facciate una domanda e che vi parla, vi dia una risposta. O la accettate o la rifiutate. Se vi soddisfa, in dipendenza del vostro condizionamento e del vostro retroterra, direte. Sì, sono perfettamente d'accordo. Se invece non vi soddisfa, direte che sciocchezza. Ma indaghiamo la domanda stessa. La risposta è separata dalla domanda, oppure è già nella domanda. Il profumo di un fiore è il fiore. Il fiore è l'essenza di quel profumo. Ma poiché dipendiamo così tanto dagli altri per ricevere aiuto, incoraggiamento per risolvere i nostri problemi. A causa della nostra confusione creiamo l'autorità, i guru, i preti. Fare domande va bene. Abbiamo dimenticato l'arte di esaminare, di discutere, senza prendere parte, ma considerando le cose. È un problema complesso. Dobbiamo chiederci perché, sin dall'infanzia, siamo stati feriti psicologicamente. La maggior parte di noi ha ricevuto ferite psicologiche. E da queste ferite, che ne siamo consci o no, nascono molti dei nostri problemi. Un bambino è ferito quando viene rimproverato, quando ascolta parole cattive, brutali, violente, dicendo: sono stato ferito. Chi è stato ferito? L'immagine che avete costruito di voi stessi, la psiche? La psiche è l'io, e l'io è l'immagine che ho costruito di me stesso. Non c'è niente di spirituale in tutto ciò. Ecco un'altra brutta parola, spirituale. L'immagine viene ferita e ci portiamo dietro la ferita per tutta la vita. Se è un'immagine che non ci piace, ne costruiamo un'altra più piacevole, attribuendole valore e significato, per dare un senso alla nostra vita. È possibile vivere su questa terra senza un'immagine a proposito di nessuna cosa, incluso Dio, sempre che esista? Nessuna immagine di vostra moglie, di vostro marito, dei vostri figli o di chiunque altro? Neppure un'immagine? Allora è possibile non venire mai feriti. Osservare semplicemente. Senza distorsioni, è completamente diverso dall'analisi. Osservare i vestiti, il volto, il modo di parlare di una persona senza criticare, valutare, giudicare, ma semplicemente osservare. Osservare un albero, osservare la luna, l'acqua che corre. Osservando in questo modo, ci chiediamo: che cos'è la bellezza? Sulle riviste si parla molto di bellezza. La bellezza del viso, dei capelli, della pelle. Che cos'è la bellezza? È in un'immagine, in un dipinto, in una bizzarra struttura moderna? È in una poesia? È soltanto nel viso e nel corpo? Vi siete mai posti questa domanda? Se siete un pittore, un poeta o uno scrittore, potete dare una bella descrizione? Dipingere un bel quadro, scrivere una poesia che tocca nel profondo. Che cos'è la bellezza? Avete notato che se date un giocattolo molto complesso, o un bambino che sta facendo qualcosa che non deve, ne diventa completamente assorbito e smette di fare birichinate? La bellezza è essere assorbiti in una poesia.
in un volto, in un dipinto. Quando guardiamo una splendida montagna, incappucciata di nevi eterne, il suo profilo contro il cielo azzurro, per un istante la sua immensità spazza via l'io, con tutti i miei problemi e le mie ansie. Guardando la maestosità delle rocce, le dolci valli e i torrenti, in un attimo, in quell'istante, l'io non c'è. La montagna si è portata via l'io, come un giocattolo che tranquillizza un bambino. La montagna, il fiume, le profonde valli azzurrine cancellano per un istante tutti i problemi, ansie e vanità. Poi dite: che bellezza! Ma c'è bellezza se non siamo assorbiti in qualcosa di esterno? Ovvero, la bellezza è là dove l'io non c'è. La bellezza esiste quando non esiste l'io. Ciò richiede grande meditazione, grande indagine, un enorme senso di disciplina. La parola disciplina indica il discepolo che sta imparando dal maestro, imparando, non disciplinandosi per adeguarsi, imitare o conformarsi. Imparare porta con sé una disciplina immensa e la disciplina è un indispensabile al senso di austerità interiore. Dobbiamo esaminare con attenzione se sia possibile liberarsi dalla paura. È una domanda fondamentale. Non sono io che la faccio per voi, siete voi che la state facendo a voi stessi. È possibile, vivendo nella società contemporanea con tutta la sua brutalità, con questa tremenda violenza sempre in aumento, essere liberi dalla paura? Che cos'è la paura? L'umanità ha dovuto sopportare la paura perché non è mai stata capace di risolverla. Mai. Ci sono varie forme di paura. Forse voi ne avete una in particolare. Paura della morte, paura degli dèi, paura del diavolo, paura di vostra moglie o di vostro marito, paura dei politici. Dio solo sa quante sono le paure degli uomini. Che cos'è la paura? Non l'esperienza della paura nelle sue molteplici forme, ma la realtà della paura come fatto, come nasce. Perché l'umanità, che è ciascuno di noi, ha accettato la paura come sistema di vita. Violenza alla televisione, violenza nella vita quotidiana, e la violenza peggiore di tutte, che è l'omicidio istituzionalizzato che si chiama guerra. La paura non è forse collegata alla violenza. Stiamo esaminando la paura, il fatto reale della paura, non l'idea di paura. L'idea di paura è diversa dalla paura reale. Che cos'è allora la paura? Come si è prodotta? Che rapporto c'è tra la paura e il tempo, tra la paura e il pensiero? Possiamo aver paura del domani o di molti domani, o paura di ciò che è già accaduto nel passato, o paura di ciò che sta avvenendo adesso. Poi, c'è la paura più grande, quella della morte. La paura è prodotta dal tempo. Qualcuno in passato ha fatto qualcosa che ci ha feriti. Il passato è il tempo, il futuro è il tempo, il presente è il tempo. Perciò ci chiediamo, il tempo è un elemento fondamentale della paura? La paura ha molte ramificazioni e foglie, ma tagliare i rami non serve. Stiamo cercando la radice della paura, non le sue molteplici forme, perché la paura è la paura. Per paura abbiamo inventato gli dèi, i salvatori. Se psicologicamente non abbiamo paura, c'è un grande sollievo, un grande senso di libertà.
Abbiamo deposto tutti i fardelli della vita. Perciò dobbiamo indagare con serietà, profondità e prudenza questo punto. Il tempo è un fattore della paura? Certamente. Oggi ho un buon lavoro, domani lo posso perdere, perciò ho paura. Dove c'è paura, c'è invidia, ansia, odio, violenza. Quindi il tempo è un fattore della paura. Il tempo è un fattore e un altro è il pensiero. Pensare a ciò che è accaduto, a ciò che potrebbe accadere, non è un elemento della paura. È stato il pensiero che ha prodotto la paura. Abbiamo visto che la paura è prodotta dal tempo. Il tempo non è solo quello dell'orologio, ma è il tempo psicologico, il tempo interiore. Diventerò. Adesso non ne sono capace, ma lo sarò. Mi sbarazzerò della mia violenza, che è sempre futuro, tutto ciò che implica il tempo. Siete pronti a indagare tutto ciò? Volete andare a fondo? Se lo faceste, ne sarei abbastanza sorpreso, perché tutti siete stati informati, istruiti, ammaestrati dagli psicologi, dai preti, dai vostri capi. Avete sempre chiesto aiuto, avete sempre cercato modi nuovi per essere aiutati. Così siete diventati schiavi di altri. Non siamo mai liberi di indagare, di reggerci psicologicamente da noi stessi. Ora vogliamo esaminare il tempo. Che cos'è il tempo? Escludendo l'orologio, escludendo l'alba e il tramonto, escludendo la luce e il buio, che cos'è il tempo? Se capite la natura del tempo interiore, scoprirete da voi il senso straordinario dell'assoluta inesistenza del tempo. Il tempo è il passato, il futuro è il presente. Il tempo è la totalità del ciclo. Il passato è il vostro retroterra, ciò che avete pensato, ciò che avete vissuto, le vostre esperienze, il vostro condizionamento di cristiani, induisti o buddisti. Senza il passato non sareste qui. Siamo stati programmati come un computer che continua a ripetere e ripetere da 2000 anni e forse da 3000-5000 anni per gli indiani. Quindi il passato è il presente. Ciò che siete adesso è il risultato del passato. E domani, o 1000 domani, sono ancora ciò che siete adesso. E quindi il futuro è ora. Nell'adesso è contenuto tutto il tempo. È un fatto, una realtà, non una teoria. Ciò che siete è il risultato del passato, e ciò che sarete domani è ciò che siete adesso. Se adesso sono violento, sarò violento domani. Domani è adesso, nel presente, a meno che io non induca un cambiamento radicale, totale. Altrimenti sarò ciò che sono stato. Siamo passati attraverso una lunga evoluzione che ci ha portati al punto in cui siamo adesso. Se continuiamo questo gioco saremo violenti, saremo barbari anche il giorno dopo. Il tempo è tutto contenuto nell'adesso e questo è un fatto, una realtà. Vi può essere un radicale cambiamento adesso, in tutto il nostro comportamento e il nostro modo di vivere, pensare e sentire. Se non induciamo una radicale trasformazione psicologica, continueremo a essere esattamente ciò che siamo stati in passato. Ma è possibile indurre questa trasformazione psicologica? Se è tutta la vita che camminiamo verso nord, seguendo una precisa direzione oppure andando a casaccio, brancolando come fanno quasi tutti. E se qualcuno vi dice in tutta serietà che andando a nord non arriverete da nessuna parte, che alla fine del viaggio non c'è niente,
ascoltereste con attenzione, non solo con le orecchie, ma nel profondo. Andate a est o a sud, vi dice, e voi, d'accordo, nel momento in cui cambiate direzione è avvenuto il cambiamento. Chi vi parla sta usando termini molto semplici, ma in realtà è un problema complesso. Si tratta di capire che abbiamo eseguito, o meglio, seguito, una direzione per secoli senza cambiare minimamente. Siamo ancora violenti, brutali, eccetera, eccetera. Se lo capiamo, non intellettualmente o in teoria, ma nel profondo, cambiamo direzione. In quel momento avviene un cambiamento nelle cellule stesse del cervello. Riteniamo che il tempo sia importante perché viviamo secondo le scansioni temporali, ma non viviamo la totalità del tempo, che è il presente. Nel presente è contenuto tutto il tempo, il futuro e il passato. Se sono violento oggi, lo sarò anche domani. Posso mettere fine alla mia violenza oggi, totalmente e non solo in parte. Sì, e la paura è prodotta anche dal pensiero? Naturalmente sì. Non accettate quanto afferma chi vi parla. Osservate. Oggi penso di avere sicurezza, ma ho paura di ciò che accadrà domani. Può scoppiare una guerra o qualche altra catastrofe. Ecco come il tempo e il pensiero sono la radice della paura. Che cos'è il pensiero? Se il tempo e il pensiero sono la radice della paura, come di fatto sono, che cos'è il pensiero? Perché viviamo, agiamo? Facciamo tutto sulla base del pensiero. Le splendide cattedrali europee, con la loro bellezza e la loro architettura, sono state create dal pensiero. Le religioni e i loro ammenicoli, i paramenti medievali, sono creazione del pensiero. Tutti i rituali sono stabiliti, creati dal pensiero. I rapporti interpersonali, i rapporti tra uomo e donna, sono retti dal pensiero. Guidare un'automobile si basa sul pensiero. Riconoscere qualcosa è pensiero. Perciò occorre esaminare che cosa sia il pensiero. Pochissimi si sono posti questa domanda. Chi vi parla se la è posta per 60 anni? Che cos'è il pensiero? Riuscire a scoprire la sua origine, il suo inizio, è il motivo per cui è diventato così importante per la nostra vita. Può darsi che induca una trasformazione nella domanda stessa. Ci stiamo chiedendo che cos'è il pensiero, che cos'è pensare. Non aspettate che sia io a rispondere. Guardate, osservate da voi. Il pensiero è la parola. La parola è importante. Il suo suono, la sua qualità, la sua profondità, la sua bellezza, soprattutto il suono. Il pensiero fa parte della memoria, vero? Se non avessimo ricordi, saremmo capaci di pensare? No. Il cervello è lo strumento della memoria, i ricordi degli eventi accaduti, delle esperienze e così via, tutto il materiale del ricordo. La memoria proviene dal conosciuto, dalle esperienze. Quindi l'esperienza, il conosciuto, la memoria e la risposta della memoria formano il pensiero. Il processo del fare esperienze, raccoglierle e immagazzinarle, diventa la nostra conoscenza. Ovviamente l'esperienza è sempre limitata. L'esperienza è diversa da chi la fa? Date tutta la vostra attenzione a questo punto. Cercate. Se non c'è uno sperimentatore, ci può essere esperienza? Naturalmente no. Esperienza e sperimentatore sono la stessa cosa, come l'osservatore e l'osservato. Il pensatore non è qualcosa di separato dai suoi pensieri. Il pensatore è il pensato,
L'esperienza è limitata e lo si può osservare nel campo della scienza e in qualunque altro. Ogni giorno si aggiungono sempre nuove nozioni alla conoscenza attraverso le esperienze, gli esperimenti sugli animali e tutti gli orrori in atto. La conoscenza è limitata perché vi si può sempre aggiungere qualcosa. Perciò anche la memoria è limitata. Essendo la memoria limitata, lo è anche il pensiero. Essendo limitato, il pensiero non può che produrre conflitto. Seguite questo sviluppo. Non accettate ciò che dice chi vi parla. Sarebbe assurdo, perché non è un'autorità né un guru. Assieme possiamo osservare questo fatto, che il pensiero e il tempo sono la radice della paura. Tempo e pensiero sono la stessa cosa, non due movimenti separati. Osservate la realtà del fatto che il tempo e il tempo pensiero, è la radice della paura. Osservatelo dentro di voi. Non fuggite davanti alla realtà, davanti al fatto che la paura è originata dal tempo e dal pensiero. Restate, rimanete con questo fatto. Non fuggitelo. È come tenere in mano una pietra preziosa. Così come ammiriamo tutta la bellezza della pietra, potremo anche vedere che la paura può avere totalmente fine. Se non c'è paura, siamo liberi. Se c'è totale libertà, non abbiamo più né dei né rituali. Siamo uomini liberi. Se diventiamo entrambe le cose, maestro e discepolo, e il discepolo è chi impara continuamente e non chi accumula conoscenze. Siamo esseri umani eccezionali. Washington, 20 aprile 1985. 2. Stiamo guardando la realtà delle cose perché non vogliamo vivere nell'illusione. L'illusione rende molto difficile l'osservazione. Se ci stiamo illudendo e non affrontiamo la realtà, è impossibile guardare a se stessi come si è. Amiamo illuderci, ingannarci, perché abbiamo paura di vederci. Guardarsi con chiarezza, esattezza e precisione è possibile solo nello specchio dei rapporti. È l'unico specchio che abbiamo. Nello specchio dei rapporti, possiamo vedere ciò che siamo, se siamo disposti a farlo. Cerchiamo un piacere che duri, in molti modi diversi: piaceri sessuali, sensoriali, intellettuali, il piacere della proprietà, il piacere di acquisire una capacità, il piacere che deriva da una vasta mole di informazioni e di conoscenze. È la gratificazione, somma, che chiamiamo Dio. L'uomo ha sempre inseguito il piacere, in nome di Dio, in nome della pace, in nome dell'ideologia. Poi c'è il piacere del potere, il potere sugli altri, il potere politico. Avete visto la bruttezza del potere, di qualunque forma di dominio sugli altri? Il potere è una delle cose più brutte della vita. E il piacere è l'altra faccia della medaglia della paura. Se si comprende a fondo, seriamente, la natura della paura, allora il piacere è vero diretto. Guardare la bellezza, il tramonto o la luce del mattino, l'alba, la meraviglia dei colori, i riflessi del sole sull'acqua. Questa è vera delizia, mentre noi coltiviamo il ricordo in quanto piacere. Che cos'è l'azione? Siamo sempre così attivi, dal mattino alla sera. Non solo fisicamente, ma psicologicamente. Il cervello chiacchiera in continuazione, passando all'infinito da una cosa all'altra, di giorno e di notte, nei sogni. Il cervello non riposa mai, è in perpetuo movimento. Che cos'è l'azione, il fare? Il fare è nel presente, non è l'aver fatto o il farò. Azione significa ciò che facciamo ora, con accuratezza, completezza, olisticamente.
Se posso usare questa parola per indicare un'azione totale, completa, non parziale. Se l'azione si basa su un'ideologia, non è azione, giusto? È conformità a un certo modello prestabilito e quindi incompleto. È azione che dipende da un ricordo o una conclusione. Un'azione che dipenda da un'ideologia, un modello o una conclusione è incompleta perché in essa è presente una contraddizione. L'azione è in relazione al disordine o all'ordine? Viviamo nel disordine. La nostra vita è disordinata, confusa, contraddittoria. Diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Pensiamo una cosa e facciamo l'opposto. Che cosa sono l'ordine e il disordine? E che rapporto ha l'azione con l'ordine e il disordine? Che cos'è il disordine? Osservate questo mondo, il suo disordine. Cose terribili accadono. Pochissimi sanno realmente che cosa avviene nel mondo della scienza, nel mondo della guerra e le cose tremende che avvengono negli altri paesi. La povertà mondiale, ricchezza da una parte e indigenza dall'altra, la continua minaccia della guerra, un gruppo politico contro un altro gruppo. C'è un tremendo disordine. Ed è una realtà, una fantasia o un'illusione. Noi abbiamo creato questo disordine perché è disordinato il nostro modo di vivere. Cerchiamo di riportare ordine attraverso le riforme sociali. Tentiamo di riportare ordine senza comprendere il disordine e la sua fine. È come una mente confusa che cerchi di vedere con chiarezza. Una mente confusa è una mente confusa. Non può fare chiarezza. Possiamo mettere fine al disordine della nostra vita di tutti i giorni? Non in paradiso, chissà dove, ma può esservi ordine nella nostra vita quotidiana? Possiamo mettere fine al disordine. Con la fine del disordine viene naturalmente l'ordine. L'ordine è un modo di vivere che non obbedisce a un modello o a uno stampo. Stiamo indagando, osservando noi stessi, imparando da noi. Imparare è diverso dall'accumulare nozioni. Se volete cortesemente dare la vostra attenzione a questo punto, vedrete che imparare è un processo infinito, illimitato, mentre la conoscenza è sempre limitata. Imparare implica non soltanto osservare visivamente, con gli occhi, ma osservare senza distorsioni, vedendo le cose esattamente per quello che sono. Imparare richiede disciplina, non la spaventosa disciplina dell'ortodossia, della tradizione o delle regole da seguire. L'imparare avviene attraverso l'osservazione precisa, ascoltando con esattezza ciò che l'altro ci dice, senza distorcerlo. Imparare non è accumulare, ma un movimento continuo, imparando che cosa sia il disordine in noi stessi. L'ordine sopravviene naturalmente, con facilità, in modo inaspettato. E l'ordine è virtù. Non c'è altra virtù che l'ordine totale, che è totale moralità, non una moralità imposta o prescritta. Qualunque essere umano, il ricco, il poeta, l'intellettuale, l'uomo della strada come noi, passa attraverso ogni forma di sofferenza. Avete mai considerato quante lacrime sono state versate nel corso dei secoli? Nel corso di migliaia di guerre, nel mondo c'è un dolore immenso. Non che non vi sia anche il piacere e la gioia, ma nella comprensione del dolore e forse nella sua fine scopriremo qualcosa di molto più grande. Può il dolore finire, oppure l'umanità è condannata a soffrire per sempre, soffrire non solo fisicamente, ma psicologicamente. Interiormente abbiamo sofferto tanto,
forse senza dirlo a nessuno, oppure piangendo tutte le nostre lacrime. Durante la lunga evoluzione dell'uomo, dai primordi sino ad oggi, sulla Terra si è sempre sofferto. La sofferenza non è soltanto la perdita di una persona che pensavamo di amare, ma anche la sofferenza del povero e dell'analfabeta. Se andate in India o in altre parti del mondo, vedrete i bambini fare chilometri e chilometri a piedi per andare a scuola. Non diventeranno mai ricchi, non guideranno mai un'automobile e probabilmente non sapranno mai cos'è un bagno caldo. Posseggono un sari ed è tutto. Questa è sofferenza. E l'uomo che guarda tutto ciò seduto nella sua automobile, ne soffre anche lui, se è sensibile e sveglio. Poi c'è il dolore dell'ignoranza, non quella del non saper leggere e scrivere, ma l'ignoranza di non conoscere se stessi. Le vie del dolore sono molteplici. Può il dolore finire per tutti? C'è il dolore personale e quello del mondo. Ci sono state migliaia di guerre, persone mutilate, crudeltà spaventose. Tutte le nazioni del mondo hanno commesso atrocità. È spaventoso. Eppure continuiamo a riprodurre questa realtà, questa crudeltà. La crudeltà genera enorme dolore. Osservando, essendo sensibili a tutto ciò, vediamo la mostruosità del dolore e ci domandiamo se può avere fine. Domandatevelo, può il dolore finire? Perché, come con l'odio, dove c'è dolore non c'è amore. Se soffriamo e quindi siamo imprigionati nella nostra sofferenza, come potrebbe esserci amore? Perciò dobbiamo farci questa domanda, per quanto difficile, non per trovare una risposta, no, ma per mettere fine al dolore. Che cos'è il dolore? È autocommiserazione? Vi prego, indagate. Non stiamo dicendo che lo sia o che non lo sia. Ce lo stiamo chiedendo. Il dolore è prodotto dall'autocommiserazione? O quest'ultima ne è un fattore? È prodotto dalla solitudine, dalla disperazione di sentirsi isolati e dalla mancanza di rapporti? Il dolore è soltanto un problema intellettuale da razionalizzare e spiegare? Oppure possiamo convincerci senza cercare sollievo? Cioè, vivere con il dolore, senza fuggirlo, senza razionalizzarlo, senza cercare un sollievo, una via di fuga religiosa o ingannevole e sentimentale, ma vivere con qualcosa che ha un significato immenso. Il dolore non è soltanto un colpo fisico, la perdita del marito, della moglie o del compagno, è un terribile colpo biologico, capace spesso di paralizzarci. Possiamo guardare il dolore realmente presente in noi e stare con esso, accompagnarlo, senza scappare. Il dolore non è una cosa diversa da colui che soffre. Chi soffre vuole fuggire. Scappare attraverso ogni genere di cose. Ma se lo guardiamo come si guarda un incantevole bambino, se ci stiamo assieme senza fuggirlo, se lo guardiamo davvero in profondo, vediamo che c'è una fine al dolore. Quando il dolore finisce, c'è passione, non lussuria, non stimoli sensoriali, ma passione. Pochissimi hanno questa passione. Perché siamo consumati dalle nostre bramosie, dalle nostre sofferenze, dall'autocommiserazione e dalla vanità. Abbiamo un'energia enorme, ma la dissipiamo nel conflitto, nella paura, nell'infinito chiacchierare a vuoto. La passione ha in sé un'energia immensa, non è una passione stimolata, non ha bisogno di stimoli, è presente come una fiamma che arde. Ma nasce solo quando la sofferenza finisce. La fine della sofferenza non è un fatto privato, perché noi siamo tutta l'umanità, tutti soffriamo.
Tutti conosciamo la solitudine. Ogni essere umano su questa terra, ricco o povero, colto o illetterato, passa attraverso ansie terribili, consce o inconsce. La nostra coscienza non è nostra, è la coscienza dell'umanità. Il contenuto di questa coscienza comprende tutte le nostre credenze, i nostri dolori, le nostre pene, le nostre vanità, la nostra arroganza e la nostra sete di potere, di posizione. Tutto ciò costituisce la nostra coscienza, che è condivisa da tutti gli esseri umani. Perciò non può essere solo la mia coscienza individuale. Comprendendolo, non intellettualmente o in teoria, come un concetto, ma nella realtà dei fatti, non potremo più uccidere nessuno, fare del male a nessuno. Perché avremo qualcosa di completamente diverso, appartenente a una dimensione totalmente diversa. Che cos'è l'amore? Usiamo la parola amore con troppa facilità. Ha ormai solo più un senso sensuale, sessuale, sensoriale. L'amore è identificato con il piacere. Per scoprire il suo profumo, dobbiamo capire ciò che amore non è. Attraverso ciò che nega si arriva a ciò che afferma, e non il contrario. Attraverso ciò che nega l'amore arriviamo a ciò che è immensamente vero, all'amore. L'amore non è odio, questo è ovvio. L'amore non è vanità né arroganza. L'amore non è in mano al potere. La sete di potere su un bambino, su un gruppo di persone o una nazione, non è sicuramente amore. L'amore non è piacere, l'amore non è desiderio, l'amore non è certamente il pensiero. Finché saremo ambiziosi e aggressivi, tutti siamo stati educati a volere il successo, la fama, il riconoscimento, tutte cose decisamente infantili. Come potrà esservi amore? L'amore non può essere indotto o coltivato. Viene naturalmente, facilmente, quando non c'è più ciò che non è amore. Lo capiamo nel processo di conoscenza di noi stessi. Dove c'è amore, c'è compassione e la compassione ha in sé l'intelligenza. Questa è la forma suprema di intelligenza. Non quella del pensiero, dell'astuzia e dell'inganno. Solo dove c'è totale amore e compassione c'è l'eccellenza dell'intelligenza, che non è meccanica. Vogliamo parlare anche della morte? Vi interessa scoprire che cos'è? Che cosa significano morte, morire, finire? E non solo la fine, ma che cosa c'è dopo la morte? Si portano con sé i ricordi di questa vita? Tutta l'Asia crede nella reincarnazione. Muoio, forse dopo una vita miserabile, forse con qualche buona azione qua e là, e la prossima vita sarò un po' migliore, farò un po' meglio. Come tutto il resto, anche questo si basa sulla ricompensa e sulla punizione. I cristiani credono nella resurrezione e così via, accantonando per un momento tutto ciò, mettendolo davvero da parte senza conservarne niente. Che cos'è la morte? Che cosa significa morire? Non solo in termini biologici, fisici, ma psicologicamente. Abbiamo accumulato ricordi, tendenze, capacità, idiosincrasie, tutto ciò che abbiamo raccolto, denaro, nozioni, amici. Poi arriva la morte e dice: mi dispiace. Non puoi portare niente con te. Che cos'è morire? Che cos'è la morte? Come possiamo scoprirlo? Sono vivo. Agisco tutto il giorno. Routine, meccanismi, tristezza, felicità, infelicità. Arriva la morte per incidente, malattia, vecchiaia o decrepitezza. Siamo atterriti dalla morte. Non ne vediamo la straordinaria grandezza. Nasce un bambino,
un nuovo essere umano viene in esistenza, un evento straordinario. Cresce, diventa ciò che noi siamo diventati e poi muore. Anche la morte è un evento straordinario, ma non possiamo vederne la profondità e la grandezza se ne abbiamo paura. La morte è la fine di ogni cosa, la fine dei miei rapporti, la fine di tutto ciò che ho costruito nel corso della vita, della conoscenza e delle esperienze. Ho condotto una vita sciocca, senza senso, oppure ho tentato, sì, ho tentato di dare un significato intellettuale alla vita. Poi arriva la morte e dice: è finita. Ho paura, non può essere finita. Ho così tante cose, ho accumulato così tanto e non solo quadri o pezzi d'antiquariato. Mi identifico con i miei mobili, i miei quadri, il mio conto in banca e quindi io sono il mio conto in banca, i quadri e i mobili. Se ci identifichiamo totalmente in qualcosa, siamo quella cosa. Ho messo radici, ho strutturato molte cose attorno a me. Poi viene la morte. E spazza via tutto. Perciò mi domando, è possibile vivere continuamente assieme alla morte? Non a 90 o a 100 anni, non alla fine dell'esistenza, ma posso vivere sempre in compagnia della morte mentre ho ancora tutta la mia energia, tutta la mia vitalità, tutte le mie cose in corso? Non sto parlando di suicidio, sarebbe stupido. Vivere con la morte significa mettere fine quotidianamente a tutto ciò che raccolgo. Far finire. Vi siete mai chiesti che cosa siano la continuità e la fine? Ciò che ha continuità non può mai rinnovarsi, rinascere. Posso vivere assieme alla morte, cioè con la fine di tutto ciò che faccio e che accumulo. Finire è più importante che continuare. La fine è l'inizio del nuovo. La mera continuazione non è che lo stesso modello ripetuto in forme diverse. Posso convivere con la morte. Questa è libertà totale, completa, libertà olistica. In questa libertà c'è grande amore e grande compassione. C'è un'intelligenza immensa e sconfinata. Gli uomini hanno sempre cercato qualcosa al di là del dolore, dell'ansia e della sofferenza. C'è qualcosa di sacro, di eterno, oltre la portata del pensiero? Sin dai tempi più antichi ci siamo posti questa domanda: che cos'è il sacro? Che cos'è che non ha tempo? Che è incorruttibile, privo di nome, privo di specificazioni, qualità e limiti. Senza tempo, l'eterno esiste. L'uomo se lo chiede da millenni, perciò ha dato la sua adorazione al sole, alla terra, alla natura, agli alberi, agli uccelli, ha adorato tutto ciò che esiste su questa terra. I Veda e le Upanishad non parlano mai di Dio, il Supremo, dicono, non è manifestato. Anche voi vi ponete questa domanda? Anche voi vi chiedete se esista qualcosa di sacro? C'è qualcosa che non si è creato dal pensiero? Come invece le religioni istituzionalizzate? Che cos'è la religione? E non solo la religione, ma che cos'è il cervello religioso, la mente religiosa? Per indagarlo in profondità, e non solo superficialmente, dobbiamo avere un'assoluta libertà, non libertà da questa o quella cosa specifica, ma libertà totale, globale. È possibile, vivendo in questo orribile mondo, essere liberi dal dolore, dalla sofferenza, dall'ansia e dalla solitudine? Se la nostra vita è in ordine, realmente in ordine, che cos'è la meditazione? Seguire determinati sistemi, il metodo dello Zen, la meditazione buddista, la meditazione induista,
i sistemi dei guru di moda? Se la meditazione è qualcosa di prefissato, se segue un sistema, un metodo da praticare un giorno dopo l'altro, che cosa accade al cervello? Che diventa sempre più insensibile? Oppure la meditazione è qualcosa di completamente diverso? Non ha niente a che vedere con metodi, sistemi o pratiche e quindi non può mai essere meccanica. La meditazione non può essere volontaria. Meditare consciamente, voler ottenere pace e silenzio, è come inseguire consciamente il denaro. Volere denaro, successo e potere, e volere la cosiddetta spiritualità è lo stesso. C'è una meditazione che non sia una pratica prestabilita? C'è, ma richiede un'enorme attenzione. L'attenzione è una fiamma, non qualcosa che si può costruire. E attenzione adesso a tutto, ogni parola, ogni gesto, ogni pensiero. Attenzione completa, non parziale. Se in questo momento state ascoltando parzialmente, non state dando la vostra completa attenzione. Se siamo totalmente attenti, non c'è io. Non ci sono limitazioni. Il nostro cervello è zeppo di informazioni, stipato, non rimane più spazio, mentre abbiamo bisogno di spazio. Spazio significa energia. Se non c'è spazio, l'energia è limitata. Il nostro cervello è così sovraccarico di nozioni e teorie, potere e posizione, sempre in conflitto e così ingombro che non ha spazio. La libertà totale è uno spazio infinito. Il cervello è meravigliosamente abile, ha infinite capacità, ma l'abbiamo reso piccolo e meschino. Quando c'è spazio, vacuità e quindi immensa energia, e l'energia è passione, amore, compassione e intelligenza, c'è quella verità che è più santa, più sacra e che l'uomo cerca da tempo immemorabile. Questa verità non abita nei templi, nelle moschee o nelle chiese. Non c'è altro sentiero per raggiungerla che la comprensione di noi stessi, indagare, studiare, imparare. Allora c'è ciò che è eterno. Washington, 21 aprile 1985. Grazie per aver guardato o ascoltato questo video della voce di Doeia. Se ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un commento e le tue riflessioni. Saremo felici di sapere cosa ne pensi e se questo video ti ha dato un granello di sostegno per la tua vita. Attiva la campanella per essere sempre aggiornata o aggiornato. Grazie.